Bene, cioè con un tiro hai mandato la palla fuori. Cioè, come cazzo hai fatto? Grande, sei un grande. You can go around. You can go around. Oh no, go that side. That side. It's better for you, man. Jeez, man. You see it. Anyway, cosa stavo dicendo? Come ho imparato l'inglese? L'inglese è... Ci devo essere onesto. L'ho sempre saputo, tra virgolette, diciamolo così. Perché vabbè, a scuola, elementari, medie, superiori, c'è sempre l'inglese da noi. Noi italiani tendiamo sempre ad avere una concezione di altre lingue nella scuola proprio, e come inglese, francese, poi magari c'è chi più avanti o come alle medie c'è chi magari fa tedesco o spagnolo o magari al posto di fare francese, inglese fanno anche molte altre lingue. Alle superiori la stessa cosa, università lo stesso. Ecco, qua in Inghilterra, high school, college, tutte queste cose qua, non ci sono. C'è solo l'inglese. Cioè io, la maggior parte delle persone, soprattutto tante ragazze che ho conosciuto, io ve lo giuro, se li chiedi quante lingue sai, ma non tutte, però la maggior parte di loro ti dicono solo l'inglese. In effetti è noioso, it's boring, bla bla bla. You know, I wish to know other languages. Ok, ma, I mean, what the fuck? So you only speak English? E loro dicono soltanto di sì. Però magari se tu sai qualche lingua, ovviamente, allora farebbe più, loro fa piacere che comunque l'idea di poter imparare altre lingue, capito? Però al primo impatto, quando una ragazza ti dice no, so solamente parlare l'inglese. E una ragazza, mi ricordo una ragazza che avevo conosciuto, ora non mi ricordo se era o di persona o comunque, no, prima l'ho conosciuta su un gioco, devo essere onesto, se mi ricordo così, se una di quelle sì, l'ho conosciuta su un gioco, poi ci siamo visti anche di persona e ne siamo anche ottimi amici. L'unica cosa è che lei mi diceva sempre, l'unica cosa che sapeva, che aveva fatto, però che non si ricordava più, era il francese e il tedesco. È bello il tedesco, sinceramente mi piace, però cazzarola, sono troppi, minchia, io strepo, te lo giuro, non è per, non lo so, per razzismo, ma non posso essere razzista, sono nero, però il fatto è che è proprio quell'accento lì, quella mi dà il nervoso, vorrei uccidere qualcuno. Dio santo, non ce la faccio ad ascoltarli. È bello, però e che bello che ci sono pure stato a Berlino, mio cugino e anche la mia nipotina, sua moglie, tutto quanto, il fratello di lei. Ormai stanno in Germania da anni, cioè io la prima e l'unica volta che sono andato in Germania avevo 15 anni. Fate conto che ne ho 25 adesso, quindi 10 anni fa era tutto ben diverso alle mie orecchie. Dopo 10 anni. Crimine ti sale addosso. Vabbè, e niente, a me piace troppo l'inglese. Poi devo essere onesto, l'inglese di Manchester, perché hanno un accento bellissimo, hanno un accento che se potessi, wow, se io fossi nato qua in Inghilterra con il loro accento, tanta roba. Ok, sì, lo puoi avere anche te l'accento, ma devi stare qua per anni e anni. Non è una cosa che impari così
in 0-2 così, mamma sti cazzi. Una cosa che impari, cioè ti viene, o ti viene automatico e la devi fare, cioè devi parlare veramente tanto, tantissimo ogni singolo giorno con chiunque, al lavoro, non lo so, con i tuoi amici, o magari se non hai amici, farti nuovi amici, perché ci sono due cose importanti che devo dirvi. Gli inglesi non tendono, non tutti, ma la maggior parte non tendono a fare amicizia così come noi italiani. Noi italiani siamo, cioè appena vediamo un altro italiano, figa, subito, cioè amici all'istante, cioè non fratelli, ma neanche così amici stretti, però possiamo fare amicizia subito. Con un inglese è più difficile, tendono a fare amicizia molto lentamente, e dipende dove stai, dipende con chi sei, dove abiti, che lavoro fai e che tipo di persone hai attorno. Dipende sempre tutto da tutto, sempre, c'è sempre un se, un ma, un perché, è così. Però alla fine sono molto generosi, sono molto gentili, sono molto, fatti di razzismo, no, io che sono qua da 4 anni ormai non, parola razzismo non l'ho mai vista, anzi, poi soprattutto questa nazione è l'unica nazione, credo, poi con, cioè ovunque vai ci sono indiani, pakistani, africani, italiani, cinesi, thailandesi, c'è pure Chinatown, figa, a Manchester c'è Chinatown, a Londra non lo so cosa c'è, non ci ho mai messo piede a Londra e avevo voglia di metterci piede, ma sti cazzi. Sti cazzi proprio, cioè. Criminalità lì, a parte che vabbè, vivi, lasci vivere e ti fa la tua vita, però proprio la gente è pazza. Se credete che in Italia ci siano, poi dipende dove stai ovviamente, però se credete che gli italiani siano più aggressivi, più, no, io non credo. Vieni qua in Inghilterra e poi cambierai idea da così a così in pochi giorni. E come ho detto, poi dipende dove stai, e dove vivi e balle varie. Però la maggior parte dei ragazzini, giovani, qua in Inghilterra sono tutti pazzi. Cioè. Io dei problemi non ne ho mai avuti. E se qualcuno dovesse, cioè io non c'ho paura, frega un cazzo, vieni, poi io faccio, sto facendo anche MMA, anzi almeno mi alleno, figa, ti rompo la mandibola, qualche costola, spezzo le ossa, e niente, poi ho anche iniziato ad andare in palestra da quanto, dal 2018, prima ero così, figa. Non ricordo, cioè queste braccia qua, questo braccio del cazzo, stavo così, cioè come il mignolo, cioè le gambe, cioè erano una figa, ero uno stecchino, cioè mi guardavi in cima, cazzo quanto si mava, ma poi fumavo tanto, anche vero, ho smesso di fumare quasi 5 anni fa, per fare 5 anni devo aspettare ancora 5 mesi, 5 mesi e mezzo, faccio 5 anni che non tocco una canna e che non fumo una siga, cioè devo essere onesto, un annetto e mezzo, ma neanche un annetto, quasi un anno che non tocco una siga, no, aspetta, ho iniziato a fare MMA a gennaio, vabbè dai, mi mancano, siamo quasi a luglio,
mesi sono già passati, a luglio state. Il 5 di luglio sono 7 mesi. Vabbè, il 5 di luglio sono 7 mesi, dai. Una settimana, 10 giorni, 11 giorni, quel cazzo che ho. Tanta roba. E niente. Quello che faccio io, ho lavorato ultimamente a JD Sports. Poi ho deciso di cambiare idea, anche perché con questo lockdown i giorni di lavoro sono abbassati, non c'era un cazzo da fare, cioè in pratica mi ricordo che l'ultimo giorno che avevo lasciato, prima di lasciare, non c'era niente, ho fatto 12 ore a non fare un cazzo, cioè sapete la parola non fare un cazzo? Cioè dopo 2 anni di lavoro lì dentro, lockdown, zero, non c'era niente. Cioè tu andavi in giro per tutto il warehouse, camminavi, non facevi un caso. L'unica cosa che facevi era il housekeeping, cleaning, vaffanculo. E poi non c'era un cazzo da fare per 12 ore, tutto il tempo così. Mi sono rotto il cazzo, ho detto, no, io lascio il lavoro. Ci ritornerò quando ovviamente questo lockdown finirà e quando il warehouse riprenderà normalmente come era prima del lockdown. E niente, ho deciso di fare il corso per digital marketing e niente, è un buon corso, si impara tanto, spero di diventare specialist digital marketing, così era l'altro, freelance, aprirmi un business, farmi un business, aprirmi una pagina mia, fare qualcosa di mio, tutta roba. Insomma, sto cambiando la mia vita rispetto a 2016-2015, la sto cambiando veramente tanto, tanto e anche bene. E ne sono molto felice, non ho niente da dire, non ho rimpianti, non ho delusioni, non ho niente, anzi sto solo guadagnando, sempre di più esperienze e aumentando la mia confidenza con me stesso e tante altre cose. Una delle cose che bisogna fare con se stessi è credere in se stessi sempre e comunque e non farsi abbattere dalle tante e le poche cose, dalle grandi e piccole cose. Mai. Quando senti che veramente stai per affondare, cerca sempre un modo per rialzarti e tornare in superficie, perché nel momento in cui pensi veramente di non potercela fare e non fai niente, allora lì hai perso completamente. E pensarla così è la via più brutta e inutile da fare. Niente, spero che questo piccolo video, cioè, non so quanti minuti saranno, 20, 25 minuti di intrattenimento, vi siano, diciamo, in qualche modo piaciuti o non lo so. E farò altri video, però ovviamente li farò altrove. Oggi sono qua sul campo da basket, cioè questo campo è un campo da basket, da tennis e da ping pong, tutte e tre le cose messe insieme. Ovviamente ci sono gli spazi, cioè di là c'è la campo da ping pong, qua e là il campo da basket e di là c'è il campo da tennis. E poi nell'altro campo si può fare skate e andare con i monopattini o con i rollei o cazzo ne so, con il mountain bike, bici, quello che è. BMX, quello che vuoi, fai trick, numeri, tutte queste robe qua.
E niente, poi vabbè il parco è grandissimo, cioè ci sono altri posti dove puoi andare, c'è anche il campo da bowling e da bocce. Qua vabbè questo è per i bambini. È veramente enorme il parco, è immenso. Ed è da poco che ci vengo al parco, io sarà un po'. Prima ci venivo ma facevo un giro di 3 minuti, poi andavo a casa. Perché pensavo che il parco fosse piccolo, dicevo cazzo vado al parco. Poi invece giorno dopo giorno con gli amici andavamo al parco, ci allenavamo, ci alleniamo ancora. E le prime volte vedevo che il parco era. Cioè, dicevo cazzo, quanto cazzo è grande, perché ci sono due laghi nel parco, due laghi. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ci saranno una cinquantina di campi da golf. Una cinquantina di campi da golf. E io ci vado spesso, tanto costa 20 pound. Ti registri online, vai lì da loro, nel loro ufficio, parli con loro, dici il tuo nome, il numero di riferimento che tu hai. Codice, quello che è, boh, paghi 20 pound e giochi tutta la giornata dal mattino fino alla sera. 20 pound, una roba così in Italia, quant'è? 100, 200 euro per una giornata? Ma fai affanculo. E poi la palestra, io qua non la pago un cazzo, cioè 18,90, anzi no, 21, 21,99 al mese. E 20, ripeto bene la cifra. 21,99 al mese e non 100 o 150 come in Italia o dove abitavo io. Per andare in una palestra avevo chiesto alla pergola, si chiama ancora così, non so se si chiama pergola, ho dimenticato anche il nome della discoteca, che quel posto lì è una discoteca. Puoi giocare a basket, puoi nuotare, è una palestra, cazzo di tutto lì dentro. Chiesto per andare in quella palestra ed era una cifra come 100, 150 al mese. Io ho detto cosa? Per venire fin qua, andare solo in palestra, sollevare due pesi, fare un po' di workout, poi tu sei malato, cioè, oh. Poi tutto cambia, puoi fare. Excuse me, buddy. Mind if I see you on this? Yeah, don't worry. So I don't want to hit you. No, don't worry. Are you sure? I was about to say, you sure? Yeah, I'm sure. That's risky, man. I'm finished now, friends. And you can shoot, don't worry. Shoot. And niente, dai. Devo finire il video per forza. E niente. Ci rivediamo in un altro video.